Attenzione. Grazie a tutti, buonasera. Sono contento di stare qui. Mi piacerebbe parlare a voi, 400, 500, quanti siete, in carne e ossa che vi vedo. Quindi mi piacerebbe poi non andare a finire su YouTube. Voglio parlare a voi, persone vere che stanno davanti a me. Insomma, questo film è nato un po' per caso. Sono andato a fare un viaggio in Cile, avevo una conferenza all'Università di Santiago e l'ambasciatore italiano in Cile mi ha raccontato una storia che io in teoria conoscevo, però essendo passati molti anni avevo dimenticato. Una bella storia italiana di cui andare fieri, di cui andare orgogliosi. Noi siamo specialisti nel parlare male di noi stessi, nel denigrarci. Questa invece è una... mi accenna, scusi signora. Questa invece è una... questa invece è una storia di cui andare fieri e che sono contento di mostrarvi oggi, proprio in questo periodo così strano. Che cosa era successo? Nell'11 settembre 73 il governo guidato dal presidente Allende, socialista, viene brutalmente troncato da un colpo di Stato militare e due giovani diplomatici, l'ambasciatore italiano in Cile nel settembre 73 non era a Santiago, era in Italia perché stava morendo suo figlio, e quindi si trovarono all'ambasciata italiana il numero 2 Piero De Masi, il numero 3 Roberto Toscano, due giovanissimi diplomatici che io ho intervistato e sono nel film, De Masi e Toscano, e dovettero decidere cosa fare riguardo a cosa? Riguardo al fatto che molti cileni scavalcavano il muro dell'ambasciata e chiedevano asilo politico, e loro al volo, dall'oggi al domani, dovettero prendere una decisione, e presero la decisione giusta. E in quel periodo, tanti anni fa, questa sì è una storia dei miei 20 anni, però penso che possa parlare questa storia anche a ragazze e ragazzi di oggi. Ecco, nel 70, dopo vari tentativi, finalmente il socialista Salvador Allende diventa presidente della Repubblica in Cile, e era un paese è tuttora con grandissime diseguaglianze sociali, e il potere economico era nelle mani di pochi latifondisti, e Allende avvia subito una grande stagione di riforme sociali. Per la prima volta la sinistra andava al potere non con le armi, ma democraticamente, con il voto. E dall'Italia guardavamo con molta attenzione, con molto interesse, con molta
partecipazione alle vicende cilene. C'erano delle analogie tra i due paesi, c'erano un po' gli stessi partiti, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista, i radicali, i cattolici di sinistra, la sinistra rivoluzionaria, che in Cile rivoluzionaria lo era per davvero. E poi certo c'erano invece delle specificità cilene, ecco, nel documentario c'è un'immagine che mi ha fatto molta impressione vedere, l'ho voluta assolutamente montare, quando ancora è candidato alla presidenza della Repubblica, Allende chiama sul palco accanto a sé un poeta. Ecco, in Italia non ho mai visto un uomo politico in un comizio con accanto un poeta. Va bene, quello era un poeta un po' speciale, era Pablo Neruda, che era un poeta molto popolare in Cile, molto popolare, che poi morì, tra parentesi, pochi giorni dopo il golpe, nel settembre del 73. Ecco, quindi vivevamo molto da vicino le vicende cilene e con altrettanta partecipazione vivemmo poi il periodo del regime militare, della giunta che troncò violentemente questo esperimento. Ecco, sono passati tanti anni, però poi voi noterete nel film, è una ferita che ancora brucia, è una ferita ancora aperta, tante persone non riescono ad andare avanti parlando, non si commuovono, e sono il ricordo di quei mesi è ancora molto molto vivido. Ecco, io potevo farmi aiutare, mi sarebbe servito in qualche passaggio, potevo farmi aiutare da storici, da esperti dell'America Latina, però ho preferito fare una scelta, cioè far parlare solo i testimoni, le persone che hanno vissuto sulla loro pelle quella vicenda, prima quel sogno dal 70 al 73 e poi quell'incubo che è durato dal settembre 73 al gennaio 90. E non volevo così esibirmi e stare al centro della scena, ho preferito stare dietro la macchina da presa e ascoltare con rispetto le testimonianze di chi c'era. E poi non so bene spiegarvi razionalmente perché, però volevo che ci fossero anche i cattivi, i malos, in questo documentario. Ecco, ho iniziato a fare le prime interviste in Italia, però ero in costante contatto con la mia coproduttrice cilena e gli dicevo: io voglio parlare anche con dei militari, voglio vedere come giustificano le atrocità che hanno commesso. E ci sono riuscito, ne ho intervistati due, uno tranquillamente a casa sua perché non è mai stato accusato di nulla, che ha fatto il militare per tutta la sua vita, e l'altro invece in un carcere, e tra i pochi condannati per le atrocità della giunta militare, e l'ho intervistato in un carcere un po' privilegiato, appunto per quelle poche persone che sono state condannate per il regime militare, per i delitti di cui si è macchiato. E il Cile ha fatto i conti molto a fatica con la propria storia. Vi basti pensare che nel gennaio 90, quando è tornata la democrazia, il generale Pinochet ha continuato a essere comandante in capo delle forze armate e senatore a vita. Quindi c'è stata una transizione verso la democrazia molto bizzarra. Ecco, per tutti gli anni 90 c'è stato un patto tacito tra i partiti, diceva bene, non parliamo degli anni della dittatura, non stiamo a provocare i militari, perché insomma possono sempre tornare. Ecco, e in questo film fa una bella figura la Chiesa, tramite la figura di una suora italiana che ha aiutato questi richiedenti asilo, e un cardinale cileno. Purtroppo questa bella figura della Chiesa non è
la premessa per una mia prossima conversione religiosa. Purtroppo no. Anzi, non sono stato mai d'accordo con quella famosa frase del regista spagnolo Buñuel: grazie a Dio sono ateo. No, io sono incavolato nero di esserlo, sono indispettito con me stesso e avvilito, però purtroppo non mi è stato dato questo dono. Ecco, però appunto la differenza alle volte la fanno i singoli, quei singoli diplomatici che hanno aiutato i richiedenti asilo, questo cardinale che è stato molto attivo negli anni del regime militare, ecco, aiutando i perseguitati. Quindi insomma la Chiesa ha avuto un ruolo in quegli anni. Devo dire che anche oggi spesso su certi temi in Italia è più sensibile la Chiesa cattolica rispetto ad alcuni pezzi di ceto politico che insomma si dimostrano parecchio insensibili su certi temi. Comunque, quando io ho cominciato a girare questo documentario, la situazione in Italia era un po' diversa, ecco, il clima è molto cambiato da quando io ho cominciato a girare questo documentario, però a maggior ragione sono contento di mostrarvi oggi questo piccolo film sull'accoglienza, oggi quando purtroppo un gran pezzo della società italiana è andata in direzione opposta ai valori dell'accoglienza, ai valori della solidarietà. Un gran pezzo della società italiana è andata nella direzione opposta anche ad avere curiosità verso gli altri, pietà, compassione verso gli altri. Ecco, quindi io volevo raccontare con molta semplicità una vicenda umana, però viviamo in Italia oggi tempi talmente strani che raccontare una vicenda umana diventa automaticamente un forte gesto politico. Va bene, mi sta bene e così sia. Bene, per chi non l'ha fatta prima della proiezione, foto e autografi, io alla fine della proiezione sarò qui senza dibattito, perché è molto, nella sua semplicità è molto chiaro questo documentario, sarò qui per chi vuole una firma o una foto, però non mettete in giro la voce che io sia così disponibile, non mi rovinate la reputazione. Grazie.